Cari fratelli e sorelle, il tempo di Quaresima è un tempo straordinariamente adatto a farci prendere sempre più coscienza della nostra grandezza. Infatti, mentre domenica scorsa il Vangelo, invitandoci a riflettere sulle tentazioni di Gesù nel deserto, ci presentava la visione che Satana propone all'uomo perché lo segua e lo adori, una visione dell'uomo che Gesù scarta perché da figlio unigenito del Padre sa che è insufficiente e inadeguata alla grandezza dell'essere umano creato da Dio a sua immagine e somiglianza. Nella seconda domenica di Quaresima, il Vangelo, invitandoci a meditare sulla trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, intende invitarci a prendere in considerazione la visione che Dio ha sull'uomo, la risurrezione, di cui Gesù ne presenta, trasfigurandosi davanti agli occhi abbagliati degli apostoli, una sorta di anticipazione. La testimonianza degli apostoli che dopo 2000 anni di storia della Chiesa ci raggiunge nel nostro oggi ci spinge a seguire con entusiasmo Gesù, senza paura di rinnegare noi stessi e prendere la nostra croce nel cammino verso la Gerusalemme celeste, dove godremo della visione della vittoria definitiva del bene sul male, della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, della gioia sulla tristezza, dell'amore sull'odio. E se la visione della gloria di Gesù sulla terra per mezzo della fede ci lascia estasiati e senza parole, quale esplosione di gioia sarà quando nel Santo Paradiso lo vedremo faccia a faccia? Cari fratelli e sorelle, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.